Allora, buonasera. Naturalmente ringrazio, come avete detto, sono Marcello Lampedusa, ringrazio gli organizzatori che mi hanno chiesto di partecipare, di introdurre questa sera con la presenza appunto di Fausto Morroni, Armando Michino e del dottor De Chiara, e di cominciare insomma su questo argomento qua di giustizia. Non si sente, mi devo avvicinare ancora di più. Così, va bene? Allora, il saluto del direttore mi aiuta molto, del direttore dell'Archivio di Stato, perché quando io ho letto la nota in cui è stata convocata, credo che sia andata a noi relatori, ma anche ai partecipanti, la nota con cui siamo stati convocati, su cui discutiamo questa sera, cioè quella dei processi che la città ha vissuto, vive, ha vissuto anche una parte importante della classe dirigente della città. E proprio questo mi domandavo quando è una domanda che mi ero fatto e che il direttore mi ha risollecitato. Uno storico tra 60 anni, tra 70 anni, sulla base di quali documenti giudicherà la vita in questa città? Se guarda gli atti giudiziari. Ecco, guardate, negli atti giudiziari ci danno un quadro che è quello delle assoluzioni, è quello dei fatti non sussistono, e quindi determina uno scostamento tra quelli che sono appunto tra fatti storici su documentazione giudiziaria e posizioni politiche di una parte della società civile, che naturalmente ritiene che dentro questi fatti storici ci siano delle discordanze. Questo è sempre accaduto, perché sappiamo bene che la verità giudiziaria non è la verità storica. E lo storico si pone questi problemi, soprattutto perché sempre di più gli atti giudiziari come diventano una fonte principale per la narrazione di eventi e contesti come quello politico, soprattutto a partire dal 1992 in questo paese, un elemento fondante della narrazione contestuale della società politica italiana. Ecco, questo aspetto è un elemento interessante, perché io credo che Salerno sia pienamente parte integrante della contestualizzazione politica degli ultimi 25 anni del nostro paese. I processi che ci sono stati, con i risultati che hanno avuto, in buona parte rappresentano un quadro abbastanza omogeneo in moltissimi contesti locali dove una classe dirigente spesso si è ritrovata ad essere coinvolta in procedure giudiziarie che non sempre hanno soddisfatto, diciamo così, che non sempre questi due quadri, queste due configurazioni collidono. Ecco, sapete, quindi questa contestualizzazione, questo conflitto, possiamo dire anche, che si è determinato nel nostro paese dal 92 ad oggi tra parti della politica e pezzi della magistratura, c'è anche questo. E c'è anche, diciamo, questo va bene fino a, cioè, questo io lo posso considerare fino ad un certo punto, fino al punto da dire che come storico un giorno, molto probabilmente, un giovane che si sperimenterà sulla storia della città ricostruirà un quadro politico legato anche agli atti giudiziari. Il problema è dov'è e dove rimarrà e dove starà la memoria di chi si è opposto a quel tipo di azione che ha determinato un certo tipo di configurazione giudiziaria. Cioè, voglio dire, nella storia passerà che questo governo della città, che queste molte azioni amministrative che hanno determinato dei cambiamenti saranno legittimate dal fatto che gli atti giudiziari che noi avremo sono evidentemente salvano, o quantomeno, per dirla esattamente come lui, rendono innocente quella classe dirigente di fronte alla trasformazione della città. In fondo questa non è una storia solo di adesso. Se poi pensate alla trasformazione di Salerno negli anni 60, tra la fine degli anni
50, gli anni, gli anni 60, se andate a prendere, se volete cercare atti giudiziari, non troverete niente. Ecco, questa, il problema è altro, è come lasciare nelle future generazioni la memoria della città, la memoria di una parte, diciamo, civile e politica che ha assunto una posizione diversa nel pensiero, nella costruzione di una città diversa che non ha avuto luogo. Perché io parlo così, perché altrimenti se dovessi parlare, se dovessi entrare più contestualizzare più direttamente oltre i fatti della storia, dovrei dire che allora questa memoria può avere può diventare attiva nel momento in cui diventa azione politica. È solo allora che quel pezzo di società civile e di azioni contrastanti alcune scelte del comune, della classe dirigente locale, passano e rimangono nella memoria della città. Solo quando c'è una spaccatura evidente che cerca consenso. Questo è uno degli aspetti che mi sono sempre... E voi vi state domandando, e allora che c'è nella giustizia? Certo, perché da un quadro che emerge nella lettura, non da, in questo caso da storico, ma da cittadino, dei processi con tutte le assoluzioni, con i fatti che non sussistono, c'è un cittadino si domanda, che conosce quei fatti, che li ha vissuti, che ha partecipato, che ha militato, si domanda appunto la domanda di stasera, quale giustizia? Si domanda anche fino a che punto noi possiamo continuare a fidarci della magistratura. Rispetto al quadro delle cose che sono scritte nel documento di convocazione di questa sera, è evidente che c'è un quadro in cui si suppone che alcuni magistrati abbiano un ruolo politico oltre che un ruolo giudiziario. E detto questo, il problema è, guardando a giustizia e legalità, è che tutto quello che noi abbiamo di fronte oggi con gli atti giudiziari che sono stati prodotti è tutto legale. Siamo in piena legalità. Per cui questo aspetto è un aspetto sul quale da tempo io ormai rifletto con gli amici di Libera e di altre associazioni, come questa parola ormai sia abusata e sia da bisogna metterla da parte, perché sappiamo tutti che legale erano anche le leggi razziali, che erano leggi dello Stato e quindi erano legali. Il problema è come questa giustizia non sia soltanto un apparato dello Stato che emette una sentenza, ma sia anche un aspetto di connessione con i sentimenti civili della popolazione. Ma fino a che punto questi sentimenti civili della popolazione possono incorporare questo desiderio di giustizia se nella maggioranza della popolazione si pensa che la giustizia e la legalità sta lì dove c'è la maggior parte del consenso elettorale? Guardate, questo sembra un ragionamento astruso, ma è così. Oggi noi stiamo qui e stiamo ragionando e manteniamo fermo il punto di una città differente, di un'idea di città differente con una giustizia dentro la città differente. Ma noi dimentichiamo che ormai dal 93 ad oggi abbiamo almeno due generazioni di ragazzi che sono cresciuti in una città che è fatta in un certo modo, che ha costruito un certo tipo di società, dentro cui riconosce degli elementi di potere, di riconoscibilità sociale, di collocazione e così via, attraverso alcuni meccanismi che sono consolidati da 25 anni. La città che voi e noi possiamo raccontare, anche cercando delle connessioni, una città che ci porta direttamente agli anni 80. E per questi ragazzi, per queste due generazioni, vi assicuro, io ho studenti tra i 19 e i 23 anni, è un mondo lontanissimo, per quanto molto vicino, per quanto sia il mondo nel quale loro sono stati concepiti, per loro è un mondo lontano, ed è un mondo complicato, perché è un mondo in cui c'era un certo tipo di politica,
che, la quale loro non conoscono. Ecco, questa dimensione, questa preoccupazione, è una preoccupazione che tiene insieme lo storico e il cittadino. Perché? Vi siete mai domandati perché in questa città non è stata mai fatta una storia di Salerno del Novecento? Esistono storie di Salerno sull'Ottocento, sui voti sindacali, anche sul periodo fascista adesso, ma nessuno mai si è imbarcato a fare la storia del Novecento salernitano, che sarebbe interessante, perché qui ci sono degli elementi di grande continuità sia dentro gli apparati delle istituzioni sia dentro gli elementi di società civile, cioè di famiglie, di contesti che si ripetono. E vi accorgerete come diventa del tutto normale da una certa prospettiva pensare a mettere il figlio al proprio posto. E del resto il contesto è proprio questo, perché non è solo a Salerno che accade. Voi guardate la politica nazionale, guardate i contesti locali della politica, quante successioni da padre in figlio ci sono. Perché quello che noi oggi abbiamo è una politica che è diventata parte integrante di una libera professione. E così come si lascia lo studio, l'avvocato lascia lo studio al figlio, così come il commercialista lascia lo studio al figlio, l'imprenditore, l'azienda al figlio, il politico lascia i voti. E soprattutto se questi voti, come era accaduto in anni ormai lontani, sono costruiti e strutturati in un sistema di potere che non è facilmente scalfibile, al punto tale che neanche lì dove ci sono dei sospetti giudiziari si riesce ad ottenere un risultato. L'ultima cosa, e poi passo la parola ai nostri interventori, l'aspetto che mi colpisce è vedere come dietro questa narrazione di questa giustizia che salva sempre questa classe dirigente locale, io sono solo preoccupato che questo tipo di narrazione per tanta parte, cioè per la maggior parte della città di Salerno che sostiene il governo della città, possa essere vissuta semplicemente come il complotto di una minoranza, no? Di quelli che non stanno e non partecipano al potere. Ecco, questa dimensione è una dimensione molto presente, e se non abbiamo questa contezza e questa capacità di rompere questo schema, ecco, questa dimensione rischia di trasformarsi in una comunità che si riconosce dentro un proprio modo di vedere la città, che però tante altre persone non riescono a vedere, che sono state abituate nel giro di 25 anni. Io vi voglio ricordare questa cosa, perché 25 anni sono tanti, 25 anni ci sono due generazioni cresciute, molte delle quali cresciute in famiglie che si sono alimentate del potere salernitano e che hanno trasferito ai figli quel tipo di costruzione della società salernitana. Esattamente come accadeva un tempo con la DC e il PC, dobbiamo dire, no? Si costruisce, se non c'è una rottura, che è una rottura politica, e in questo caso è chiaro che va detto, non una rottura di giustizia, non un collasso giudiziario, ma un cambiamento politico, se questa dimensione non accade, il rischio è che raccontare questa giustizia, che per noi non è la verità storica, ma è la verità giudiziaria, che sono due cose diverse, rischia di sembrare la visione dei complottisti che non vogliono cedere di fronte al fatto che c'è una città che va avanti e che ha costruito il suo avvenire. Ecco, questa è forse la mia più grande preoccupazione. Perché? Perché qui si rompe una connessione con tanta parte della città che non è detto che debba per forza capire. Non c'è scritto da nessuna parte che debba capire.
o essere interessata a capire quello che accade, ma è sicuramente affascinata da un certo tipo di narrazione della città. È quel fascino che bisogna colpire, non perché abbiamo visto che la dimensione del sistema di potere non è inclinabile dal punto di vista giudiziario, sarebbe sbagliato pensarlo, però allo stesso tempo è necessario mantenere il punto sulle battaglie, prima che quegli aspetti che noi consideriamo illegali con una sentenza vengano sanciti come legali. Perché di questo che stiamo parlando, di una legalità che noi non riconosciamo. In fondo è questo. Cioè, vi rendete conto che noi stiamo, ci ricordiamo stasera e facciamo una discussione su aspetti che sono legali e che noi non riconosciamo come tali. Quindi qui o c'è da essere Don Chisciotte e quindi passare per i mazzi, o c'è da prendere in mano con forza e determinazione la capacità di dimostrare come la verità giudiziaria non sia la verità storica, e che per affermare quella verità storica c'è bisogno di costruire consenso intorno ad un progetto alternativo di città. Ma questo è evidente che non lo devo dire a voi, è chiaro che però può diventare anche con tutte le giornate di approfondimento che magari avete fatto, un elemento per costruire una nuova narrazione che non sia una narrazione di minoranza e complottista, perché molti possono dire questa cosa qui, no? Ma sia un elemento di costruzione e di riconoscimento che vada oltre alle persone che già lo riconoscono come un elemento di battaglia per la verità storica, al di là della verità giudiziaria. Mi fermo, altrimenti vanno oltre i miei minuti, il mio compito, che invece è quello di far intervenire, parlare gli ospiti di questa sera, e io, diciamo, per primo chiederemo ad uno dei protagonisti di queste battaglie e delle varie denunce che sono state iniziate per tenere alta l'attenzione su questa dimensione di legalità, per farla diventare, per credere, perché si credeva e si crede che è possibile un altro tipo di progetto di città in cui il sistema di potere non è detto che debba degenerarsi col tempo, ma possa mantenere un elemento di sia di forza nel consenso elettorale, ma anche di progetto del territorio. E quindi do la parola immediatamente a Fausto Corrado. Grazie innanzitutto per avermi invitato a questa riflessione. Sapete che rimango sensibile, avendo consumato un po' di tempo in passato su queste vicende, rimango sensibile alla questione Salerno, che diceva bene Marcello, diventerà un caso di studio nel tempo, non so se sarà. Poi dirò alcune cose per quale motivo. Una cosa deve essere certa, che prima pochi, poi di più, questo sistema così condizionante, così invasivo, così inquietante sotto certi aspetti, così vendicativo, ha avuto sempre nell'arco di questi, ormai siamo, non possiamo neppure più parlare di 25 anni, ma dobbiamo parlare quasi di un trentennio, c'è stata sempre una opposizione. E io che la parola legalità e giustizia riferita al sistema Salerno, diciamo la commento in modo un po', commento questi termini in modo un po' sardonico, devo dire che sono stato rincuorato leggendo ultimamente un libro di Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, il quale faceva una riflessione, diceva: non c'è giustizia, non c'è richiesta di giustizia se non c'è ribellione.
se c'è la ribellione hai anche la possibilità di rivendicare giustizia, altrimenti la giustizia non c'è. Ovviamente non parliamo della giustizia giudiziaria, la giustizia in sé ci mancherebbe altro. Ecco, questo non è mai mancato a Salerno. Ovviamente riconosciamo le nostre sconfitte, ci mancherebbe altro, saremmo dei presuntuosi. Già il fatto che stasera siamo invitati qua a questa discussione vuol dire che c'è un embrione di ribellione ancora in campo e che può affrontare la situazione nei termini in cui disegnava Marcello qualche minuto fa. Voglio, perché Salerno, ripeto, ha le sue peculiarità, visti così qua con le cose già ascoltate, con quelle che diremo, ci sarà come sempre un pezzo della società civile salernitana, un pezzo importante, che ci definirà dei nostalgici, dei zelanti, non uso il termine volgare che può significare queste cose. Questo è quello che hanno pensato di noi prima, di altri dopo, intellettuali, giornalisti, povera gente, molta povera gente, e anche molta classe media, perché a questo si aggiunge un altro elemento che è un vezzo italiano, ma che a Salerno diventa qualcosa di sconvolgente: la disinformazione. Non entro nel merito, altrimenti poi sarebbe troppo lunga. Io infatti, al di là che condivido l'appello che faceva Marcello, io penso che se questo sistema degenerato volgerà alla fine in futuro, sarà più a causa di Napoli che di Salerno, a livello elettorale e a livello giudiziario. Napoli si è rivelata nell'approccio al problema molto più matura di Salerno. Molto più matura di Salerno, nei giudizi ovviamente e nei risultati elettorali che sono seguiti in questa ultima fase. Si è rivelata meno compiacente, meno credulona, più matura. E l'esperienza di Salerno è una esperienza sia accostabile ad altri esempi a livello nazionale, ma accostabile, non assimilabile. Io, se vado ad accostarla, sembrerò esagerato, l'unico esempio più o meno, ripeto, non assimilabile ma accostabile, è quello di Cito a Taranto. Anche per le condizioni in cui è rimasta quella città dopo Cito e per le condizioni in cui rischia di restare questa città da qui a qualche anno, perché alcune cose positive fatte stanno automaticamente deperendo, andando nella incuria più totale, e quindi anche sotto questo aspetto, diciamo, mi sento di accostare l'esperienza di Cito, se no, e anche ovviamente per l'arroganza, il tipo di sfruttamento della comunicazione, com'è per Salerno. Quindi Salerno rimane comunque un inedito, una singolarità sul piano nazionale. E faccio alcuni esempi per intenderci, per ricordare a tutti noi delle vicende che abbiamo conosciuto anche sul piano giudiziario, ma che rappresentano la stranezza di questa città. 250, stiamo parlando ormai di oltre 10 anni fa, 250 intercettazioni riguardanti la vicenda, non bruciata con autorizzazione del Parlamento. Questa richiesta, questo tentativo per accuse molto meno importanti, almeno per quanto riguarda due di questi che cito, D'Alema e Fassino e Berlusconi, non è stato possibile per queste
per questi tre personaggi politici accedere alla stessa richiesta della, di bruciare le intercettazioni. È capitato qui a Salerno ed è capitato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma nella qualità di Presidente della Repubblica. Il magistrato che notoriamente spiava i suoi colleghi per capire lo stato delle indagini su un gruppo politico, dopo alcuni anni passato in corte d'appello, è il magistrato giudicante che stravolgerà la sentenza di primo grado e assolverà il personaggio di nostra conoscenza. Io vi invito, se conoscete altri esempi di questa natura, ma fatti in modo così spregiudicato, perché su queste cose ci sono interrogazioni parlamentari, non è che la famosa ribellione se ne sia stata zitta in silenzio. Io non ricordo altri esempi di questo tipo. E poi una persona che in una situazione come quella data, dove diciamo molto facile accusare l'elite, ci sono forze politiche che hanno costruito la loro ossatura accusando giustamente, legittimamente l'elite, questo personaggio riesce ad essere comico, usando un linguaggio, un lessico triviale, in molti casi non compreso neppure nella Treccani, riesce ad offendere ragazzi più giovani, possono avere tutti i difetti di questo mondo, avendo poi lui stesso due figli che ha dovuto accompagnare alla vita e che si sono inguaiati con le proprie mani. Lui riesce ad essere comico parlando di altri giovani dell'età dei figli e nessuno riesce a dirgli il disgusto. E poi parlare di giovani anche dei suoi figli non è bello, ma nessuno riesce a comunicargli il sentimento, la sensazione di disgusto che si prova nell'assistere a questo aspetto comico della sua personalità. Ogni persona di spicco del suo partito, io posso garantire la testimonianza diretta, diciamo dal 92 in poi, si è infatuata di questa persona. Ogni leader del partito, prima Democratici di Sinistra, oggi infatuati completamente dal personaggio. Non escludo che la stessa malattia possa contagiare anche il neoeletto segretario del PD. Ed è una persona che parla in questi termini dei suoi, diciamo, delle persone a lui vicino politicamente. Ricordo solo alcune delle cose, perché sarebbe da scrivere un'enciclopedia. Prodi va cacciato a calci, questo detto nella fase in cui Prodi era presidente del Consiglio. Berlusconi non vende sogni ma realtà, citando una famosa pubblicità peraltro. La Lega è un grande partito, non detto oggi, ma quando era quella di Bossi. Maroni, un grande ministro dell'interno. Nonostante queste cose riesce a infatuare la propria parte politica. Frank Ogeri, voi lo conoscete meglio di me, persona, architetto notissimo a livello mondiale, ed è stato uno degli elettori di primo che immediatamente hanno votato per Obama per la sua prima elezione, riesce a dire: sono venuti qua con una macchina fotografica, si sono fatti delle fotografie con me solo per farsi pubblicità. E tutto questo, ricorderete, non è stato scritto sui giornali campani né sui giornali nazionali.
Questo pezzo era scritto in italiano su un giornale straniero. Io lo conservo gelosamente, diverrà una testimonianza, penso, storica. Nessun giornale italiano riportò questa dichiarazione di questo notissimo architetto. Sembra una scena di Totò, eppure Salerno in realtà, questa è Salerno. E un personaggio del genere diventa addirittura presidente della giunta regionale della Campania. Questa è una cosa che io non avrei, confesso, questa mia debolezza di analisi. È una cosa, io e altri amici, compagni, abbiamo sempre pensato che questa cosa non sarebbe riuscita. Diventare presidente della giunta regionale della Campania, qua si fa notare immediatamente, perché a pochi giorni dall'insediamento nessuno sa se riesce ad insediarsi a causa di questioni giudiziarie. Successivamente, perché un magistrato pare abbia sia stata suggerita come scrivere, suggerito come scrivere una sentenza da un ex marito che aveva ambizioni di diventare manager della sanità campana, e viene coinvolto direttamente un suo stretto collaboratore. Quindi cose che avrebbero sul piano politico ovviamente ammazzato un elefante. Ora, perché non è successo, o perché siamo nelle condizioni in cui, che ci descriveva Marcello? Perché quello descritto è un sistema che non ha niente a che vedere con la legalità e la giustizia. Ed è però quel sistema che accomuna pezzi di sinistra e pezzi di destra, i quali a volte, addirittura palesemente, a volte impercettibilmente si appoggiano l'un l'altro, sul piano nazionale come sul piano locale. E qui copio un'espressione rilasciata dalla dottoressa Nuzzi, il noto magistrato, io chiaramente non entro nel merito, la quale diceva: per tenere in piedi questo sistema, riferito al sistema di cui stiamo parlando, occorreva un'opinione pubblica sedata. Mi piace questo termine, lo ricordo, sedata. A me sembra che veramente disegni almeno quello salernitano. Infatti oggi è difficile, capisco, in questa sala molti ricorderanno le cose che sto dicendo, ma all'esterno di questa sala quanti ricordano queste cose? Penso veramente pochissima gente. Alcune cose su cui sono stato direttamente protagonista, le inchieste sul tesseramento falso per il PD, le ricordate? Cose che avrebbero ammazzato un partito sul piano nazionale, non sul piano locale. Le primarie con le intercettazioni dove si imbroglia per favorire l'attuale vicepresidente della giunta regionale della Campania. Persone vicino alla camorra tra i tesserati del partito. Note famiglie legate alla camorra salernitana, due per tutte, diciamo, D'Agostino e Marigliano, i cui pargoli sono assunti nelle società partecipate direttamente legate al comune di Salerno. E i due li trovate ad attaccare i manifesti ad ogni campagna elettorale, sia per il PD che per la lista civica, che sì, quella dei progressisti, sia per le primarie, nazionali. Cioè, come li vedo io, li vedono i giornalisti, li vedono i salernitani, devo dire, li conoscono anche meglio di me. Ora, su questi fatti io non voglio fare la solita critica, i giornali non dicono, la magistratura è cauta, no, voglio fare un'altra domanda molto più seria. Su queste cose io sono stato direttamente coinvolto, faccio il mio esempio, che sono cose
cui puoi parlare per te stesso, non puoi coinvolgere altri. E come denunciante, e poi come teste per ore e ore davanti alla polizia giudiziaria. Ho avuto l'abitudine sempre di rimanere per iscritto, traccia del fatto che io volessi essere informato, qualunque fosse la conclusione dell'inchiesta, e ho dovuto per legge. Tutte queste cose che io elencavo, di cui non si parla più ormai da anni, io non so se sono state archiviate. Nessuno mi ha mai comunicato, dopo avermi tenuto per ore a testimoniare generosamente su questi fatti. Io non so, qui non dovevano dirmelo i giornalisti. Nel capoluogo salernitano ci sono infiltrazioni camorristiche che con canali di penetrazione negli ambienti istituzionali. Questa frase la dice alcuni anni fa il presidente della Corte d'Appello di Salerno, poi il procuratore capo Lembo, lo disse anche Roberti, però penso che non abbia trovato niente perché adesso è investito del ruolo di assessore regionale, quindi penso che non lo coinvolgiamo, diciamo. Ora è evidente che da questa constatazione tu non è che puoi mettere a tappeto tutte le istituzioni locali del Salernitano e per essere conseguente a questa percezione, che per dirla un magistrato influente non è una percezione, non è una sensazione. Penso che un magistrato, come fare dichiarazioni così clamorose, abbia anche degli indizi, degli elementi. Ora partiamo dal fatto che a Salerno, però, non so in altri comuni, a Salerno, cioè, quasi tutte le opere pubbliche, quasi tutte le opere pubbliche, quelle grandi, sono state infiltrate da aziende del Camorra, siano esse Salernità, Battipagliese o Caserta. Lungo Inno con De Rosa, condannato per Camorra, Palazzetto dello Sport con Delfino e Citarella, sono famigerati, i parcheggi del Grand Hotel Edrevea, Casertana, termovalorizzatore Apicella direttamente Sandoca, Piazza della Libertà e esa costruzione, mi fermo qua perché metà mia, la fornitura del calcestruzzo a Salerno, sapete che all'epoca di Cutolo c'era un signore, tal Citarella, il padre di quello che ho nominato poc'anzi, che ci forniva in cemento tutte le opere pubbliche nella provincia di Salerno, non solo, e non era possibile fare altrimenti. Oggi c'è una persona che è il nipote del braccio destro di Raffaele Cutolo, che quale riparò in Argentina latitante e poi è stato estradato e quindi incarcerato in Italia dopo molti anni, che si chiama Marinelli. Questo signore rifornisce il cemento tutte le grandi opere pubbliche della, sicuramente di Salerno, ma non solo. Ora, su queste vicende, alcuni anni fa, quando era ancora segretario della CGL, abbiamo parlato di molti anni fa, facendo queste denunce fui io direttamente definito camorrista. Non mi preoccupa il linguaggio, ho detto molte delle parole che dice non sono ricomprese nella Treccani. Il problema è che io all'epoca non ho avuto un minimo di solidarietà che non sia quella dei compagni, dei miei amici, dei miei colleghi, della solidarietà telefonica, ma gli intellettuali, dopo ne citerò uno solo che fece un articolo in mia difesa, Peppe Cacciatore, sono cose che non si dimenticano, ma fu uno. Dopodiché io rimasi solo con quella accusa, mi difesi, come è noto, che io faccia sempre in queste circostanze, e alla fine dovetti anche consumare un atto di grande generosità, perché per come funziona la giustizia, qui a Salerno era capitato che
che il giovane redattore di quel pezzo dove mi si definiva camorrista era finito lui sotto inchiesta ed era il principale accusato, correva il rischio veramente della vita, per cui la madre era giovanissima e la madre mi chiamava costantemente piangendo al telefono per dirmi: ma togliamo tutto di mezzo, non ve la porto per lui. Feci la revisione della querela per salvare questo ragazzo, quindi non ho avuto neppure la soddisfazione poi di andare fino in fondo con chi aveva lanciato questa accusa. Ora mi avvio a chiudere sperando di aver tracciato un quadro abbastanza chiaro e penso anche abbastanza preoccupante, perché una società messa così non è che se ne esca facilmente. E per quanto è giusto l'appello che faceva Marcello, le rivoluzioni si fanno, grazie a Dio, si fanno, le ribellioni si fanno con la politica, non è che possiamo pensare di fare altro o pensare che sia la giustizia, quella giudiziaria, diciamo, che poi ci risolva il problema. Però questo ci fa capire quanto sia complicato, quanto sia complicato. E devo dire, però, qui spezzo una lancia in favore dei tanti che hanno consumato la ribellione su questi argomenti. Beh, ci vuole anche fegato e temperamento per fare la battaglia contro questo sistema. Quindi questo è un riconoscimento che va a chi si oppone, a chi si è opposto a questo sistema. E chiudo con una citazione di Jean Paul Marat, il quale con 2 secoli di anticipo diceva: l'opinione si fonda sulla ignoranza e l'ignoranza favorisce il dispotismo. Sono pochi gli uomini che hanno idee precise sulle cose, la maggior parte si attacca solo alle parole. Così l'artificio abituale dei governi consiste nel fuorviare i popoli pervertendo il senso delle parole. Per quanto riguarda Salerno siamo chiari, io penso che siamo chiari anche per quanto ha riguardato e riguarda il piano nazionale, sinceramente. Diciamo che è un problema ulteriore della politica locale e della politica nazionale. La differenza qual è? Che sul piano nazionale qualcuno ha pagato il prezzo, anche giudiziario, nonostante ne abbiamo viste di cotte e di crude anche sul piano nazionale. Berlusconi alla fine è stato cacciato dal Parlamento. Ovviamente qualcuno di voi dirà: vabbè, quello che ridava del gas. Okay. Però alla fine è stato cacciato dal Parlamento e si è ottenuto una vittoria politica e anche giudiziaria. Il sistema Salerno ha più anni di Berlusconi politico, è chiaro. A Salerno si è fermato il tempo e quindi molti di noi, sicuramente io che non ho più l'età, io spero che un gruppo si alimenti e che alimenti la ribellione, perché non è tutto inutile, ve lo dice uno sconfitto, diciamo, non uno che esce con la bandiera, ve lo dice, però meno male, guai un sistema del genere ad avere un sistema del genere senza che vi sia poi un minimo, un embrione di opposizione. E qui penso che voi continuerete a farlo, io per quanto posso vi darò una mano, perché penso non dobbiamo finire come diceva Corrado Alvaro: la disperazione peggiore di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. E no, questo non lo dobbiamo fare. Grazie Fausto, ci hai immerso esattamente come hai sempre fatto in una dimensione che spacca, diciamo, si direbbe lo schermo, no? Svela quello che c'è dietro lo specchio e parli di ribellione, naturalmente di singolarità del sistema Salerno, di opinione pubblica sedata,
ignoranza e dispotismo è questa definizione, no, del tempo che si è fermato, che poi è un po' quello che viviamo nell'attuale, nel momento attuale, cioè questo presentismo, sembra sempre di tornare intorno sempre alla stessa cosa, viviamo in un loop, come quando mettete il DVD e c'è il menu e torna sempre il menu. Ecco, questo girare intorno. Ora è il turno di Arnaldo Migliorini, gli chiediamo, rispetto a quello che ha sentito di Fausto, rispetto alle sue opinioni, rispetto alla discussione di questa sera. Buonasera. Probabilmente non è un dubbio quello di cui parlava Corrado Alvaro, non è un dubbio il fatto che in Italia vivere onestamente non convenga. E vorrei riprendere il concetto di tempo che si è fermato. Io da tempo sostengo che in Italia, quindi in questo caso Salerno sarebbe un prisma attraverso il quale guardare l'Italia, ma in tutta Italia c'è questo fenomeno, il principio di legalità in realtà non si è ancora affermato. Noi sappiamo che il principio di legalità fu inventato dai greci, ne abbiamo testimonianze in una orazione famosa in cui si riporta una legge per cui nell'antica Atene chi comandava poteva fare solo quello che era scritto nelle leggi. Ma le democrazie attuali non derivano dalla ripresa dei principi greci, ma derivano dal processo delle rivoluzioni liberali, prima in Inghilterra, poi in America ed in Francia. Bene, si è avuto un rivolgimento del concetto di rapporto fra chi comanda e chi è comandato. La giustizia prima la faceva chi governa, quindi la giustizia è quella che viene decretata dal governante. Con le rivoluzioni liberali invece si instaura un nuovo principio, che è il governante stesso a dover sottostare alla legge. Il principio nasce a cavallo del XIX secolo. Bene, ora, laddove queste rivoluzioni liberali ci sono state per davvero, sarei tentato di dire, Inghilterra, Francia, bene, il principio di legalità credo che si sia affermato molto più intensamente di quanto non sia accaduto in Italia. Se noi facciamo mente locale solo alla breve esposizione che è stata fatta, bene, dovesse sentire un extraterrestre che avesse studiato solo sui libri, dovrebbe dire che cosa? Che in provincia di Salerno, ma io direi in Italia, il principio di legalità ancora non si è affermato. Perché? E qui entro subito nel rapporto fra legge e comportamenti dei magistrati, degli attori giuridici. Guardate che la legge scritta non è quello che in realtà va a regolare i comportamenti di un popolo. Un esempio banale è la nazione più avanzata nei diritti sociali, la Svezia. La Svezia non ha una costituzione con i diritti sociali, ne ha bisogno. Bene, quindi anche da noi teoricamente ci sarebbe il principio di legalità, ma è un principio nel quale nessuno crede, diciamo la verità. I potenti, meno che mai, abbiamo avuto presidenti del Consiglio che sono andati a morire, loro dicono in esilio. Perché quindi il principio di legalità soffre? Perché c'è il sospetto che i magistrati non giudichino bene? Perché? Perché non c'è fiducia nella giustizia, e la fiducia nella giustizia non c'è perché tutti quanti, come mentalità, come popolo, siamo coinvolti in questo processo. Nessuno ci crede nella legge, parliamoci chiaro. Quindi l'intervento di prima è stato fin troppo ottimista. Io ricordo un solo aneddoto, ovviamente senza fare i nomi. Un mio professore dell'Università di Roma, un cattedratico, sto parlando, mi chiamò quando avevo 28-29 anni per una sua questione. Io ero onoratissimo che il mio professore mi affidasse un incarico e lui mi disse: guarda, io ho questo problema, doveva cacciare un signore da un fondo e la questione era veramente complicata. Studiai intensamente, c'erano tre soluzioni, disse: professore, ci sono tre soluzioni. Dice: tu come la vedi? Non lo so, anche perché i giudici non posso prevedere cosa hanno nella testa. Disse: ti chiamo domani. Mi richiamò il domani e disse: allora professore, che soluzione ha scelto? La prima, la seconda o la terza? Disse: nessuna.
procederemo manu militari. Manu militari che significa? No, ho prenotato un trattore, andremo lì, scasseremo tutto, tu mi accompagni. Dissi, veramente sarebbe esercizio arbitrario delle nostre ragioni nostre in questo caso, no? Ma disse, se la legge è lenta lo sarà anche contro di noi. Sto parlando di un cattedratico dell'Università di Roma, che io mi disse, perché ridi? La legalità, ecco, questo è il problema grave e grosso, che se il principio di legalità non si è affermato per i potenti, in realtà non si è affermato nemmeno per il cosiddetto popolo. Diciamo la verità, noi non siamo politici, e a me non sono politico, la verità la posso dire, nel mio studio di avvocato in 30 anni non ho visto una persona che facesse parte di una società che venisse senza il socio per non dirmi come devo fare per buggerare, diciamo, il mio socio. Questa è la verità, questo è il popolo. Del Salernitano e non solo del Salernitano. Ed allora determinati personaggi probabilmente in Svezia non amministrerebbero nemmeno un condominio. Purtroppo. E la magistratura. Guardate, quando in Italia si è cercato di far funzionare l'articolo 3 della Costituzione, che tutti sono uguali davanti alla legge, quindi la magistratura, che prima, bisogna dirlo, fino ad un certo periodo della storia italiana è rimasta silente e connivente, diciamo la verità. Con le nuove leve invece le cose sono cambiate, diciamo che i giudici si sono svegliati e hanno cominciato a perseguire i potenti. Apriti cielo, tu stai influendo sull'amministrazione, stai influendo sulla politica. Allora, questo ve lo dico perché mi può servire come argomento, perché questo ragionamento ormai non se ne può più, no? L'influenza della magistratura. Se Einstein ammazza la moglie, il giudice lo deve mettere dentro, sì o no? Certo che lo deve mettere dentro, ma se Einstein va dentro, poveraccio, non potrà scoprire più tutte quelle belle cose che ci ha dato sulla relatività speciale, generale. Si può dire quindi che il giudice ha inciso sulla scienza? Sì, senz'altro ha inciso sullo sviluppo della scienza, ma non l'ha fatto in maniera diretta, a gamba tesa. L'ha fatto perché semplicemente doveva condannare un reato. Ma da circa 25-30 anni a questa parte si è cominciato con i governi socialisti, poi nelle televisioni private hanno battuto su questo tasto. C'è l'invadenza della funzione giudiziaria su quella politica amministrativa, no? Se sei un ladro ti sbatto dentro. Poi, se tu sei, oltre a essere ladro, sei anche politico, è chiaro che la politica ne risente, ma non è che io, per non farne risentire alla politica di tutto quello che tu hai fatto, non ti metto dentro. Quindi partiamo da questo concetto: il principio di legalità in Italia non si è mai avviato così come si è avviato nelle altre nazioni civili. Non lo si è avviato perché i governanti sono espressione di un popolo, perché anche noi non siamo adusi al principio di legalità. Un mio amico romano, che fa l'amministratore di condominio, mi ha detto che una ditta che aveva fatto i lavori per il condominio da lui amministrato gli voleva dare la mazzetta. Il mio amico non l'ha voluta e lui è andato in difficoltà perché non gli era mai successo, gli ha fatto tutto un discorso strano di soldi, di contabilizzazione, insomma non gli era mai successo che un amministratore di condominio non prendesse i soldi. Non stiamo parlando dei governanti, stiamo parlando degli amministratori di condominio. Evidentemente in questa realtà così, vogliamo chiamarla corrotta, chiamiamola anche corrotta, è evidente che poi ci sono delle punte di eccellenza, no? Io non so se ci siano realtà peggiori, migliori di Salerno, non so, però è chiaro, quello che volevo dire io è questo, che è chiaro che quando c'è una mentalità così diffusa, così pervasiva della illegalità, guardate, è evidente che di questa mentalità alla fine possono essere contagiati tutti, anche coloro che dovrebbero far rispettare la legge. Questo voglio dire, questo può succedere ovunque, no? Un mio amico, che è l'avvocato dello Stato in un paese arabo, mi diceva che in questo paese arabo, quando il giudice
non ha le prove per condannare uno che vuole condannare, cosa fa? Strappa i verbali e se li riscrive. Ora, una cosa del genere, no, mi sembra strano, no, quello che vorrei cercare di essere più chiaro possibile, le leggi scritte non sono nulla, è la mentalità di un popolo, anche lì, anche in questo paese è vietato strappare i verbali, però è l'humus culturale, è l'ambiente, è la mentalità che fa sì che quei giudici rimangano intimiti, no? Se leggiamo i libri di Pantaleone sulla mafia, e beh, vediamo che anche allora c'erano le norme che consentivano di condannare i mafiosi, non lo si faceva perché c'era una continuità culturale, perché c'era, insomma, una situazione ambientale, diremmo, difficoltosa. Quindi alla fine quello che conta è far andare avanti la mentalità di un popolo. Ma dicendo prima, come si fa se noi nelle sentenze leggiamo assoluzione? Bene, quando si legge assoluzione su una sentenza è chiaro che quella è un'assoluzione, no? E diventa più difficile per chi fa il giornalista, diventa più difficile portare avanti determinate verità, anche perché dobbiamo dire una cosa però, l'avvocato la deve dire, non è che siccome noi ci convinciamo che un certo soggetto è colpevole, allora il giudice lo assolve, ha sbagliato il giudice, no, se non conosco le carte del processo non posso giudicare. Se conosco le carte del processo posso dire che una cosa mi sembra strana. Lei parlava del processo a Napoli, quello che ha affrontato il presidente della regione per diventare presidente della regione. Io in quel processo ci sono stato, come tu ricorderai, no, ti aspettavamo, ci sono stato, l'ho fatto tutto, e poi abbiamo letto dai giornali che cosa è successo, che un giudice relatore, una donna, una signora, è stata allontanata poi, no? Dal tribunale di Napoli, è stata inquisita, ma voglio dire, quello che uno pensa poi ha valore se riesce a far capire i vari passaggi, perché alla fine se vai a leggere il dispositivo, cioè quello che alla fine decide il giudice, è quello in sostanza, no? Ma è che perciò diventa molto più difficile il lavoro di divulgazione, perché abbiamo detto che se c'è questo amalgama culturale e sociale di tutti noi cittadini verso l'illegalità, verso un determinato modo di ragionare, cos'è che cambia la cultura, la mentalità? È un'altra cultura, un altro tipo di cultura, un altro tipo di mentalità. Mi rendo conto che diventa più difficile perché uno prende le sentenze assolto, però non è questo un consiglio che vorrei dare, se si legge tutta la sentenza magari qualcosa la si capisce. Io ricordo di aver letto la sentenza della Corte di Cassazione che prosciolse Andreotti e Vitalone dall'accusa di omicidio di Mino Pecorelli. Sia Andreotti che Vitalone erano stati condannati dalla Corte di Appello di Perugia. La Corte di Cassazione disse che il ragionamento della Corte di Appello di Perugia era talmente illogico che bisognava cassare e non mandarla più a nessun altro giudice, perché quando la Corte di Cassazione trova un ragionamento illogico, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe mandare ad un altro giudice perché faccia un nuovo ragionamento, no? Però in quel caso la Corte di Cassazione disse che il ragionamento che aveva fatto la Corte d'Appello di Perugia era tanto illogico da mostrare che nessun ragionamento logico poteva essere fatto, e quindi non l'ha mandato più il procedimento ad un altro giudice che avrebbe potuto ricondannare, ma l'ha prosciolto direttamente. Come ho visto questo dispositivo anomalo, perché è anomalo, uno poi si mette a pensare, è chiaro, sono andato a leggere la sentenza e là veramente mi sono convinto che c'erano dei fatti gravissimi. Persino nella sentenza di proscioglimento si capiva che determinate cose erano state fatte. Allora, alla domanda iniziale, il problema iniziale che tu forse ponevi, come si fa? Si fa che le valutazioni giuridiche sono una cosa, le valutazioni politiche sono un'altra. È chiaro che la politica deve combattere, ecco le armi della politica, ovviamente dove si intravedono delle illegalità, poiché c'è sempre quel famoso principio di legalità, continuiamo a denunciare, perché forse poi quando sarà entrata questa visione nuova nell'ordinamento, magari, non lo so, le cose cambieranno, però intanto la politica si fa con la politica, è chiaro. E da un punto di vista tecnico non c'è nemmeno da lamentarsi, ma ci sono state delle assoluzioni. Se ci sono state delle assoluzioni vuol dire che le mie aspettative erano sbagliate, punto.
dal punto di vista giuridico. Però questo non significa che io le mie aspettative le possa convertire in lotta politica, magari facendo uso degli atti giudiziari, tipo come fa un po' Travaglio. Travaglio si serve a quei mallocconi che poi per leggerli è una grande fatica, però prende materiali da ogni tipo di sentenza, anche di proscioglimento. Ma non significa che il proscioglimento, per carità, si tratta sempre di fatti accertati. Poi ci sono i dispositivi strani che non coincidono con le nostre opinioni, però voglio dire, ci sono per esempio gli ultimi, in un ultimo processo, non so nemmeno perché faccio fatica a tenere il conto, ma c'è stato un ultimo processo probabilmente per il Crescent, beh, la terna di giudici, sono dei giudici indiscutibili, sono dei giudici eccellenti, per come li conosco io. Allora, siccome io non conosco gli atti del processo, non posso dire, ah, tu sei cattivo, mi stai antipatico, il giudice ti ha assolto, la giustizia non funziona. La giustizia non funziona perché non funziona in tutta Italia, Partiamo anche da quest'altro principio. Quindi voi mi direte, tu sei totalmente scoraggiato, i governanti non hanno il principio di legalità perché il popolo è con i governanti e la giustizia non funziona. Sì, così la vedo io, però da qui a dire che ogni provvedimento che non è confacente alle nostre aspettative è un provvedimento ingiusto, beh, ce ne passa, questo neppure lo possiamo dire. Semmai non dobbiamo stancarci di fare quotidianamente il nostro dovere di uomini, che è quello di andare avanti, fare quello in cui crediamo, e poi magari le cose cambieranno, ma ripeto, è a Salerno e anche in Italia dovrebbero cambiare, perché ci sono dei fatti in tutta la penisola che non cominciamo a fare. Basta pensare agli sviamenti di Stato, no? Gli apparati dello Stato, gli apparati dei servizi di sicurezza che depistano le indagini. Allora, voglio dire, sì, i fatti che ci guardano più da vicino sono gravi, però dobbiamo collocarli in una cornice generalizzata di dissolvimento. Non voglio dire dissolvimento perché non c'è mai stata in verità, prima ho detto, questa costruzione. Diciamo che bisogna andare avanti in quello in cui si crede, va? Un po' ottimisti dobbiamo essere, no? Grazie per quanto di violino, perché diciamo più o meno ci troviamo, diciamo, io l'ho chiamata verità storica, verità giuridica, quindi siamo lì. Gli storici spesso poi sono mettendo mano alle sentenze, ricostruendo il contesto storico, fanno esattamente quello che tu dicevi, diamonare della storia, diciamo così. Adesso però la carne al fuoco è tanta, dottore, perché proviene dal sistema, l'ignoranza del dispotismo, al tempo che si è fermato, a un'opinione pubblica sedata, a magistrati che dalle cose ci raccontava Morrone che spiano, diciamo. Il principio di legalità è stato messo in discussione in maniera anche abbastanza argomentata, fortemente argomentata. Il ruolo dei magistrati prima di una certa generazione e di un'altra generazione, l'influenza sulla politica, insomma, la dico come la direbbe un giornalista, ma io non sono giornalista, ma ci possiamo fidare di questa giustizia? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questo importante incontro per avermi invitato, e chi mi conosce sa bene che non mi sottraggo a un dibattito molto difficile come quello che si sta svolgendo oggi. Io vorrei fare una considerazione preliminare. Il titolo del convegno, quale giustizia, evoca il titolo di una rivista giuridica, guarda caso, curata da Magistratura Democratica, ovvero quel gruppo di magistrati che all'interno non solo dell'associazione dei magistrati, ma della istituzione giudiziaria, è stata sempre una voce critica nei confronti dell'esercizio concreto della giurisdizione e della
non è superfluo sottolinearlo, a distanza di 70 anni non è attuato ancora in modo compiuto. Per cui, più che parlare di eventuali modifiche, molte fortunatamente naufragate il 4 dicembre 2016, bisogna parlare di attuazione del testo del 48, il quale, con riferimento all'assetto sicuramente accettabile, perché lo dico con cognizione di causa, dopo 47 anni di magistratura, per la legge fondamentale, il magistrato in Italia che voglia essere indipendente e quindi nei limiti del proprio ruolo attuare i canoni dello Stato democratico di diritto, la legalità, il principio di eguaglianza, per cui tutti sono uguali dinanzi alla legge, da Gennarino Sposto al potente, e si deve dire che occorre lavorare perché questo disegno costituzionale non solo venga conservato, ma in qualche modo valorizzato e meglio attuato, sicché il magistrato che non è all'altezza della situazione, non tanto per mancata professionalità, ci può essere qualcuno, ma per collegamenti opachi e per fatti ancora peggio, è un delinque. Io questo mi sento più del funzionario pubblico che inserito in un ingranaggio più grande di lui non fa il proprio dovere. Perché questo giudizio severissimo nei confronti del magistrato? È un giudizio, non un'assoluzione, per carità, nei confronti del funzionario corrotto. Perché il magistrato, se vuole essere indipendente, può dire anche al capo dello Stato: vai a quel paese. In Italia, oggi non gli succede nulla. Certo, se domani chiede la procura generale un importante, certo, potrebbe essere che quel capo dello Stato, capo presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, possa non votare per lui. Però sede in cui si trova, stipendio e quanto sono intangibili allo Stato. Per cui la società o quel segmento di società civile avvertita, consapevole, come quella presente qui stasera, deve con tutte le proprie forze opporsi a ogni disegno di riforma della Costituzione. Voi sapete che all'esame del Parlamento un disegno di legge costituzionale che prevede separazione della carriera PM giudici, un consiglio superiore in cui non sono più i togati in maggioranza come oggi, ma sono in quote paritetiche, 50 di togati, 50 i laici nominati dal Parlamento in seduta comune, quindi
politica. Che dire poi dell'attenuazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale, che come noto a tutti è la proiezione sul piano processuale del principio di eguaglianza. Per cui domani, che non è più obbligatoria, le pressioni di qualsivoglia natura sul pubblico ministero perché non eserciti l'azione penale per un complesso di motivi potrebbero diventare ancora più forti e tali da piegare, tra virgolette, il PM non convinto e forte al punto di andare avanti nonostante le sollecitazioni. Questo in via generale e astratta, ma non voglio sottrarmi a un confronto su questa realtà salernitana che da magistrato che ha lavorato quasi sempre negli anni Ottanta era oggetto di attenzione proprio della magistratura napoletana, perché sapete che i presunti reati commessi dai giudici di Salerno vengono valutati dalla magistratura napoletana. Ed era così l'inverso fino a una certa epoca, questa condizione di reciprocità che sicuramente avrebbe potuto condizionare: io ti assolvo il tuo, tu mi assolvi il mio, è stata cancellata opportunamente da una sentenza della Corte Costituzionale su una questione costituzionale, si va di bene, sollevata da un magistrato valoroso del distretto di Salerno, Antonio Frassi, allora giudice istruttore di secondo grado. Non voglio sottrarmi a una valutazione sulla situazione di Salerno, ma non credo che il problema sia Salerno. Il problema, credo, siano soprattutto le medie piccole realtà territoriali e quindi giudiziarie, dove è possibile che rapporti personali che risalgono dall'adolescenza, dall'infanzia, poi possano condizionare il magistrato nello specifico momento in cui deve valutare certe situazioni di fatto. E allora ecco perché prima parlavo che c'è ancora molto da fare sul piano della legislazione ordinaria, che deve rendere più concrete quelle affermazioni di principio contenute. Nessuno ha ricette infallibili. Però provo a lanciare un'idea che in qualche modo si ispira a una regola che fino a un certo punto è stata in vigore nell'ambito dell'amministrazione. I funzionari di polizia non potevano prestare servizio nella città in cui erano nati. In cui erano nati. È una regola non più in vigore, ma credo ancora oggi che avesse una sua validità, quanto meno tendenziale. Questo non è facilmente
trasportabile a livello di ordinamento giudiziario, ma qualcosa che negli effetti pratici possa equivalere a quella vecchia regola, si deduce. Ipotizzo, dopo 8-10 anni non bisogna solo cambiare funzione, come prescritto oggi, bisogna cambiare città. È un modo che ovviamente in sé per sé non garantisce in modo assoluto la impermeabilità, ove impermeabilità ci sia, ma sicuramente una disciplina che potrebbe servire a qualcosa. Vedete, io credo che per miopia della politica, insipienza della politica, che non ha voluto decidere quando avrebbe dovuto decidere e quindi ha delegato tutto alla alla fine abbiamo in Italia, che vanno le sentenze. Tu politico puoi essere uno scorretto, puoi essere un soggetto eticamente deplorevole, c'hai la sentenza anche di condanna, ma non è definitiva, e quindi sono assistito dalla presunzione di non colpevolezza e quindi vado avanti, non mi dimetto, e non c'è nessun partito che ha la forza di dire tu invece ti dimetti, altrimenti noi ti cacciamo dal partito. Noi abbiamo un tasso di etica pubblica basso. Lei faceva l'esempio dell'amministratore di condominio che in genere prende la massa. Ma lei si è chiesto che reato è un reato? Non è reato. Perché non è previsto come tale dalla legge penale, per cui occorre portare avanti un discorso che allarga i confini della cosiddetta corruzione tra privati anche a soggetti non inquadrati nelle società, perché oggi noi abbiamo dei reati che puniscono soggetti privati se in quanto rivestono determinate posizioni giuridiche all'interno della società. L'amministratore di condominio è fuori da questo canale, quindi può prendere tranquillamente la mazzetta e non è un reato. Illecito civile, tutto quello che volete, motivi per la revoca, beh, ma non è reato. Ma torniamo a noi, a questi magistrati che non sempre sono all'altezza della situazione, delle aspettative di giustizia. Che cosa devo dire? Al di là di casi, per fortuna almeno non diffusissimi di corruzione, c'è spesso anche la mancanza
mancanza di professionalità in determinate materie. E vengo a dunque. Qui si è rimesso in discussione stasera lo sviluppo urbanistico edilizio della città di Salerno, che come Napoli è stata massacrata. Ma mi dite, ne ho preso coscienza in quei 4 anni e 6 mesi che ho svolto funzioni giudiziarie qui a Salerno, senza che ci siano state risposte giudiziarie soddisfacenti. Io però vi dico questo, che non sempre i magistrati conoscono bene le discipline giuridiche sottese a quella penalistica, che solo se conosciuto avrebbe talora potuto portare a decisioni diverse da quelle nel concreto. Ricordo un episodio dei primi anni 90, di cui io sono stato protagonista, e quindi ve lo posso dire e documentare. Da pretore sequestrai un edificio al numero che da albergo, attraverso una serie di provvedimenti mai qualificati di concessione, perché non potevano essere rilasciati con quel nome nullis, risanamento statico, consolidamento, eccetera, hanno trasformato quell'albergo in un condominio civile abitazione. Avrebbe il comune dovuto rilasciare una concessione di ristrutturazione che non poteva rilasciare. E quindi io sequestrando subito mi partì una citazione per danni 10 miliardi di vecchie lire, la cifra mi dà l'idea, interesse già 10 miliardi del 91, perché secondo i ricorrenti un provvedimento di misura cautelare al di fuori di ogni norma. Ricorso del pubblico ministero al tribunale del riesame che riforma il provvedimento del pretore, dando ragione ai ricorrenti, abbiamo fatto, e avevo proposto l'azione civile dinanzi al tribunale civile di Salerno, ricorso per Cassazione che diede ragione finalmente al pretore che di urbanista. Ma quei 3 del riesame, definiti dall'allora presidente della NM, il grande Raffaele Bertoni, non so se ci sono, truppe raccoglitrici per formare il collegio, gli urbanisti non sapevano nulla. Senso migliore del termine, facilmente convinti da fior di avvocati che il pretore ha completamente sbagliato. La Cassazione invece puntualizza che pretore aveva correttamente applicato i principi in materia. Non ho voluto deviare al discorso generale fatto mio personale, ma credo che questo
possa spiegare come certe decisioni in determinate materie non convincono. Ovviamente non mi riferisco, ma siamo chiari, non conosco la sentenza, la crescita, ma voglio dire, può succedere. E allora siano conservati i tre gradi di giudizio. E perché chi dice l'appello è inutile o addirittura la Cassazione, cioè, è un po' attentato. E forse è anche giusto che le sentenze di primo grado, stavolta di condanna, non siano immediatamente esecutive nel periodo in cui pendono i figli per l'eventuale condannazione, che la gente comune si rivolge a noi addetti ai lavori e dice: ma tizio era libero in anno, è stato condannato a 10 anni e rimane. La sentenza non è definitiva, scatta l'esecuzione e quindi l'arresto, perché espiri la pena solo quando la sentenza è definitiva. C'è la possibilità dell'appello e quindi l'imputato, pur condannato in prima a dire. Concludo, perché ho mangiato già 20 minuti, siamo alle 7:15. Io voglio indurre questo pezzo di società civile presente stasera, ben rappresentato qui da intellettuali e da uomini coraggiosi, se mi è concesso, senza nessuna reputazione delle volenti, a insistere nel portare avanti queste battaglie prima ancora che di legalità, di civiltà, di democrazia, perché banalmente ci può essere sempre un giudice avvenuto.